Genshin Impact pazzesco, assurdo, si va in vacanza! Ragazzi miei, incredibile, in questo video pazzesco e assurdo che completerà questa trilogia dedicata a Genshin per quanto riguarda la 4.7 e ormai la 4.8, incredibile, faremo l'eventino sus, la Summertime Scale and Tale, ragazzi miei, che giustamente per uno come me che non va in vacanza, che fai, te ne privi di andare in un'isola sus incredibile con Nilo in questa skin assurda? E no, che non te ne privi, ragazzi. Quindi ragazzi, mi godrò questa esperienza nell'isola sus come la vacanza che non mi farò incredibile. E per incredibile iniziare questo video pazzesco assurdo, direi di iniziare eliminando degli slime, così, tanto per far vedere quanto bella sia Navia. Tiè, così ragazzi, tanto per iniziare il video con un po' di extreme. E poi ragazzi, niente, ho visto i primi leak sui personaggi di Natlan. I primi tre personaggi di Natlan sono sus, però non credo li skipperò malissimo, perché per quanto mi riguarda adesso sono tornato a 237 sferette viola e vorrei arrivare per la 5.2 ad averne almeno quasi 300 per prendere al primo colpo l'Archon di Pyro, incredibile. Quindi non credo di summonare niente fino alla 5.2, a meno che nella 5.1 non ci sia quella waifu leopardo sus che abbiamo visto nel trailer, che sinceramente mi attira molto, perché come si è capito a me Navia piace da morire, la porterò a 90. Se quel personaggio Gio di Natlan assomiglia vagamente allo stile di gameplay di Navia, potrei sinceramente summonare anche lei. Però per adesso ragazzi, skip fino alla 5.2. Per il resto ragazzi, io l'unica cosa che ho fatto è stato fare un errore clamoroso, ho cliccato l'evento e mi ha teletrasportato istantaneamente nell'isola, quindi io non so se mi sono skippato dei dialoghi sus, vedete? Vedi, qua mi ha teletrasportato, non ho ancora fatto niente, non so se mi sono perso dei dialoghi sus, in caso ragazzi ditemelo, incredibile! Allora, continuiamo a esplorare incredibile, qui c'è un foglietto di carta sus. Ok, abbiamo preso 3 blessing, va bene, immagino sia la moneta di quest'area incredibile. Però di solito gli eventini sus estivi che fanno sono tutti belli, non ho mai trovato uno noioso. Vedi, sono tutti origami, che carine, le rane fatte di origami, che carine. Io mi ricordo il primo anno c'era l'isola col Magukenki, poi l'isola con Fish. Senti che voce sus. Se riuscissimo a sbloccare l'evento, quindi l'esplorazione sus di quest'isola, che ripeto, assomiglierà molto a quella dell'anno scorso, perché mi pare pure l'anno scorso era un'isola così, che c'erano le montagne russe, insomma, cose incredibili. Ero stato costretto a prendermi una mappa online dove c'erano tutti i tesori, ragazzi, perché alcuni erano veramente nascosti in punti assurdi, quindi finirà così pure quest'anno. Frogs! Excuse me, honored travelers. Ma con quale voce me lo stai dicendo, scusa? Ma chi è questo simpatico essere? Ok, allora, ci ha detto delle informazioni abbastanza sus su questo luogo che è stato creato tipo dalla dea della creazione, beh, giustamente. E ci sono tutti i personaggi strani usciti un po' dal Godoverse, ragazzi. Tutto un po' Godoverse, ragazzi. Allora, qui c'è una cosa sus, però c'è una rana sus. Ah, ecco appunto. Paper Frogs, ok, vivono negli stagni, puoi interagire con loro, va bene. Ah, che carino, è un minigioco, che carino. No, che figata, ragazzi, questo è adorabile. È un minigioco dove tu controlli la rana e la fai saltare sulle cose, fighissimo. Bellissimo. Veramente carino. Ragazzi, se si impegnassero tutto l'anno a fare eventi così carini come per gli eventi estivi, Genshin sarebbe top. Questo è un'alpaca origami che ha paura di qualcosa. Credo abbia paura di quegli slime. Sì. Vabbè, eliminiamo questi slime cattivi che danno fastidio al nostro amico alpaca. Come vi permettete, creature terrificanti. Vabbè, Nadia fa sempre il suo sporco lavoro, ragazzi. Pronti a un colpo di fucile incredibile, pazzesco, assurdo, boom! Ragazzi, troppo bella Navia. Ok, ci ha ringraziato l'alpaca sus e ci ha regalato dei frutti. Vabbè, insomma, potevi darci qualcosa in più, però apprezzo i frutti, dai. Tra l'altro c'è la notizia sus che ho letto ieri, che a quanto pare ai Game Awards di quest'anno Genshin Impact per la prima volta tipo in 4 anni circa non sarà fra le nomini incredibili di Best Mobile Game. Questa cosa è abbastanza assurda. Ci sarà Honkai Star Rail, che probabilmente vincerà, ragazzi, perché quel gioco è assurdo. E poi ci sarà Wuthering Waves, che porello, penso arriverà a secondo posto. Però non ci sarà Genshin, ragazzi. E non avete idea delle cattiverie che ho letto su internet per quanto riguarda questa cosa incredibile. Ah, sono usciti dei simpatici criceti, va bene, ok.
Quindi tanta gente sta già cominciando a dire: ah, il Genshin sta morendo, ragazzi. Io lo ripeto, tutte queste persone sono i primi che summoneranno come maialini sus appena usciranno Atlan, ragazzi. Però per il fatto che Genshin non sarà nelle nomine, è abbastanza sus, ragazzi. Vedo spesso video di Honkai, ragazzi, ma purtroppo Honkai per me è ormai impossibile iniziarci a giocare adesso, ragazzi. Mi sono perso troppa roba. Cioè, io ho una regola abbastanza sus per quanto riguarda i gacha, che è un po' una regola che usano anche altre persone incredibili, cioè il fatto che se tu inizi un gacha troppo avanti nel tempo, hai talmente tanta roba arretrata che non sei nel mood, quindi non te lo godrai mai, ragazzi. Io di Honkai avrei talmente tanta roba da recuperarmi che secondo me non me lo godrei mai, capito? Con Genshin sono pari passo, con Wuthering Waves pure, con Zen Zone Zero pure, ma quello è andato. Però so che ha un successo galattico col gioco. Ah, ok, siamo stati abbracciati da Nilo, va bene, fortunata lei. Ok, abbiamo parlato con Nilo, che ci ha fatto vedere quanto è bella, e si è aperto un libro su... Adesso abbiamo l'evento aperto, praticamente. Ci saranno tutte le cose incredibili che possiamo fare. Ragazzi, quanto stanno puntando sulla skin di Nilo? Ok, quindi queste immagino siano le missioni sus. Questo evento qui lo dobbiamo sbloccare, e questo del mosaico. E con queste possiamo comprare la skin della nostra bellissima Neko di Amazon. Tanto lei mi sa che ce l'ho. Lo sai che mi sta venendo un dubbio? Non so neanche se ce l'ho io la Neko. Ce l'ho? Ragazzi, mi sono appena reso conto che non ho mai droppato la Neko. Quindi per me questa evento è proprio inutile, perché non ho neanche una copia di Kirara. Va bene, ok, quindi ho la skin di un personaggio che neanche io, vabbè, top proprio. Infatti dicevo, ma che strano, io mi ricordo di non averla mai droppata la Neko. Infatti è vero, non ho mai droppato la Neko. Ok, lui ci ha detto, se ci porti i punti posso fabbricare cose. Ok, una sfera, va bene. È una gacha machine. Ed è uscito un uccellino uscito da Angry Bird, va bene. Che carina questa cosa. E le posso mettere qui in esposizione. Oh, che dolcezza incredibile. Va bene, ok. Immagino che se completo tutto quanto quel posto sus, mi daranno un sacco di gemmine incredibile. E quindi a noi lo faremo assolutamente. Quindi vi stavo dicendo, ragazzi, calcolate che Honkai, appunto, io non ci gioco ma lo seguo, è sempre top nei ranking dei gacha mensili, ragazzi. Cioè ogni personaggio che esce in un banner vende in una maniera assurda, ragazzi. Animazioni assurde, quindi ci sta. Ah, dobbiamo fare l'enigma dell'acqua sus? Ok. Ma queste musichette così... Allora, però mi serve l'inizio, amici. Allora, questo... Vabbè, dobbiamo fare... Ok, quindi questo è giusto, questo è giusto, questo è giusto. Ah, che infame! Lo devo girare adesso, carino! Adesso arriva, perfetto. Tutto a posto. Gigi! Questi sono gli enigmi che ci piacciono. Lì, secondo me, è successo qualcosa di sus, perché tipo mancano i colori, quindi non so che è successo. Incredibile. E siamo caduti? Della cascata incredibile? Ok, Navia, tutto bene? Navia? Ok. Stiamo per morire affogati. Non è una bella cosa. Però è carine le stelline sus. Ma la mia domanda è, come siamo finiti in questo posto sus? Cioè, Nilo ha fatto dei magheggi sus e quindi siamo finiti qua? Non lo sappiamo. Però qualcosa è successo. E qui c'è una rana sus. Ma che carina la rana sus che ci indica... ci indica il tesoro, va bene. Comunque, i richiami delle rane sono veramente carini. Guarda che carine che sono, va. Vi salto alcuni dialoghi sus, ragazzi, perché sono parecchio lunghi. Praticamente quella roba che vi ho detto un attimo fa, che era sus, che eleva il colore, è una piaga che se la possono prendere pure gli origami sus. Questa povera rana si è presa questa piaga che eleva il colore, a quanto pare, e si è dimenticata il ritmo di questa specie di orchestra di rane sus, e tutti la maltrattano. E noi dobbiamo aiutare a far ritornare la memoria, da quello che ho capito. Che dobbiamo fare? 3, 2, 1, sì, ma che cosa devo fare, amici? Devo... No, vabbè, ma che sto guardando? No, ma è la cosa più bella dell'universo! Gli dobbiamo dire noi quando saltare! No, che dolcezza! No, che bellezza! Time to dance! Wow! No, no, ti prego, fai, è difficile, eh? No! Il controller mi ha fregato alla fine, non ci posso credere, avete visto! Ah no, però ho vinto lo stesso. Avete visto che infame, il controller mi si era disconnesso alla fine, quando ci stavo facendo il salto. Meno male che poi sbaglia 4 volte, comunque adorabile. Ragazzi, vi ripeto quello che vi ho detto prima, se si impegnassero a fare eventi estivi tutto l'anno, la gente non si arrabbierebbe che gli eventi sono un po' noiosi, eh? Io ve lo dico. Ok, allora devo portarla lì vicino e c'è tipo una rana che mi dice i consigli. Ok, quindi adesso che è saltata gli devo dire di separarle
e dovrebbe arrivarmi al punto incredibile. Dai che ce la facciamo, la rocchetta, vai! Dai! Carino. Ah, ce n'è un altro qua dietro, questo è ancora più difficile. Portami su quella, va benissimo. Noi dobbiamo saltare qua. Grande la rocchetta. È saltata da sola poi, scusami, ma come funziona? Ok, salta lì. Dobbiamo dirgli di mettere giù questa. Ah, e mo? C'era, ragazzi, la seconda rana sus che gli dovevo dire di stare calma. Allora, ora dobbiamo fare questo. Metti giù questa. Metti giù questa. Fantastico! Troppo forti, ragazzi, troppo forti. Troppo forti con le rane sus. Dai, questo è, beh, giustamente... Ma io stavo aprendo lo scrigno sus. Ragazzi, niente, non mi vogliono far aprire lo scrigno. È partito un evento sus così. Un altro evento di rane che saltano. Questa cosa è adorabile, comunque. Chi è che ha pensato a un evento musicale con delle rane origami che saltano? Non lo sapremo mai. Vabbè, fighissimo, comunque. Vabbè, ragazzi, doppio tesoro per noi, ragazzi, eh. Doppio tesoro per noi. Grazie, ranocchiette belle. Dai, prendiamo tutto. Qui c'è una sfida sus, che la facciamo subito. Ah, vabbè, ma una sfida sus, diciamo, proprio amatoriale, diciamo. Oh, guarda quanto sono cattivi. Sono molto forti, ragazzi. Dai, voglio eliminarlo con l'attacco sus di Navia, eh. Prepariamoci. Pronti, ragazzi, 3, 2, 1. Boom. No, non è morto, peccato. Dai, ok, qui c'è una sfida, facciamo pure questa e poi andiamo avanti con la missione di Nilo incredibile. Che dobbiamo fare? 22 particelle, cose proprio sus, va bene. Però ragazzi, lato positivo di questi eventi è che sono molto chill, ragazzi, lo faccio veramente super volentieri tutto questo, ragazzi, con tutta, diciamo, l'adrenalina in positivo e negativo che è stata fare l'Abyss. Questa roba, ragazzi, è il paradiso, veramente. Eccolo qua, il nostro amico Criceto, che è morto dopo questo attacco in salto di Navia. Prendere il frutto? No, che cosa è bellissima. Allora, ho preso il frutto, devo mettere il frutto là dentro. Ok, l'ho preso, perfetto. Ah, bisogna prendere i frutti e metterli nel coso. Vabbè, ok, simpatico. Usando il collo dell'alpaca. Vabbè, simpatica questa cosa. Ok, ora ci dovrebbe arrivare, preso. Vabbè, è carino assai pure questo, eh. Dai, è carino, aspetta. Preso. Vabbè, dai, originalissimo, non so chi l'ha potuto pensare a una cosa del genere, è un genio. Perfect. Vabbè, ti fanno vedere tutte le meccaniche principali. Quindi abbiamo l'alpaca col collo sus, le ranocchiette, i criceti con l'acqua. Vabbè, tutto carino, dai. Ok, qui c'è un'altra arena sus. Gather. Allora facciamo un po' di... A proper send off! Ecco qua. Tanto questi tizi in Abyss, ragazzi, lo sapete che erano un po' un ditino? Perché facevano attacchi veramente pericolosi. Soprattutto quello d'acqua che ti faceva quei slash d'acqua incredibili. Immagino che questi cosi più ne prendo più mi aiuteranno a comprare robe. Anche se fa ridere che mi devo comprare una skin di un personaggio che neanche ho, però vabbè. Ok, dobbiamo tornare alla casa di Nilo. Ovviamente non c'è il teletrasporto. Beh, lo potevano avere metto un teletrasportino fino laggiù, ragazzi, eh. Ok, ho sbloccato lo scoiattolo origami che devo lanciare in maniera sus dentro questi cosi. No, che spettacolo. Wow. Fichissimo. Ah, è tipo un frisbee. E lui torna indietro così. No, che figata, ragazzi. Che cosa adorabile. Allora, devo cercare di puntare tutto quanto così. Vedi, è un frisbee praticamente. Uno scoiattolo frisbee. Poi mi devo mettere qua giù. Così li prende tutti e tre e ritorna indietro. Veramente carino. Allora, mo' abbiamo pure il vento sus contrario, che però dovrebbe darci una mano sus. Dai.
Ragazzi, sono troppo forte in questi eventini così, eh? Ma quanto sono forte, ragazzi! Ma quanto sono forte! Nilo ha creato un origami criceto, gli ha dato un bacino, e vuoi vedere che adesso prende vita? Sì, ha preso vita. Ragazzi, Nilo è la regina delle fate. Quanto è bello Almond. Ah, ok ragazzi, ci fanno usare un pochino Nilo, tanto per farci godere della skin. Il problema di Nilo è che già il suo design normale è molto carino, molto Sumeru style, quindi questo ci sta, però, capito, non è quel next level, perché ha un design bello normalmente, così ci sta, è ancora più bella, però, capito, parte avvantaggiata, capito, non ha un design terribile con la skin, mamma mia, diventa assurda. C'è un fattore, però, secondo me, un pochino sus di questa skin che, secondo me, così, potrebbe far impazzire la gente su Twitter. Non lo so, ragazzi, guardate bene questa skin, guardate in basso, ragazzi, chissà sa, chi non sa non sa. Così si vede ancora meglio, ragazzi, questo dettaglio sus, ragazzi. Io non farò battute incredibili, eh. Però ci siamo capiti. Allora, qui ci sono dei nemici sus che danno fastidio ai miei amici, quindi dovrò eliminarvi, ragazzi, mi spiace. Certo, Nilo in un team in cui non c'è Dendro, vabbè. Usiamola così, tanto per fare danni così, ma diciamo che non è il team per Nilo questo, però vabbè. Ah, cioè, dovevo solo raccogliere frutti e fiori, ragazzi. Vabbè, tutto a posto. Dobbiamo fare la pozione sus, mi sa, eh? Ok, abbiamo fatto la pozione, adesso la stiamo dando al nostro simpatico nonno Griceto. Ed è tornato colorato, dai. Ah, vuoi vedere che facciamo tornare colore in quest'area sus che non c'è più colore? Sarebbe carina come cosa. Beh, carina questa scena, ci sta tantissimo, dai. Oh, Nilo c'ha poteri sus, ragazzi, eh. Ragazzi, con Nilo che chiacchiera con i suoi amici cricetti, incredibile, direi che questa puntata di Genshin Impact può finire qua. Ti ringrazio per aver visto questo video, abbiamo un pochino scavato nell'evento della 4.8, però è bello lungo, ragazzi, quindi ci metterò un po' a finirlo, però almeno la prima parte l'abbiamo fatta insieme, abbiamo visto un po' la storia, abbiamo aperto un po' di tesori, sconfitto un po' di nemici, mi sembra un episodio simpatico, ragazzi. Per quanto riguarda Genshin, questo video dovrebbe uscire più o meno, sto guardando il calendario sus, minimo prima settimana di agosto, se non quella dopo. Quindi sicuramente noi ci rivedremo sul Genshin quando ci sarà Natla. A meno che non si resetta il teatro e c'è la nuova season del teatro, allora ci rivediamo con un altro episodio di Genshin prima di Natlan. Altrimenti probabilmente ci rivediamo con Natlan, dove ci saranno un sacco di cose nuove e sicuramente Genshin lo porterò più spesso. E intanto abbiamo Zenlenzon Zero e Wuthering Waves che ci accompagneranno per agosto incredibile. Ragazzi, che cosa con voi e ci vediamo al prossimo episodio.